Salve a tutti, gente, eccomi qua in questo video nuovo, non credo perché comunque da un parecchio che ci manco su YouTube. Allora, vi darò le spiegazioni perché ci manco su YouTube. E stavolta scusate per il naso, sto raffreddato, non avete idea. E vi spiegherò un po' il perché sto lontana da YouTube. È una cosa comunque per un po' di tempo che comunque ci sarò, scusate, sarò fuori dal canale come al solito. Non ho molta voglia di registrare perché, però comunque ve lo dovevo spiegare. Allora, scusate che vi metto in un modo che mi potete vedere. Allora, non vi racconterò tutto, però comunque dovete andare a capire la situazione, perché comunque c'ho sempre i miei genitori che vedono questo video. Allora, partiamo per il fatto che io vi avevo detto che mio padre non stava molto bene, nel senso che è andato in ospedale per controlli e via. Purtroppo abbiamo avuto una bruttissima notizia per noi, ovviamente, che mio padre stava ben rovinato. Allora, per farla breve, mio padre soffre di cirrosi epatica non infettiva, ovviamente ringraziati Dio non infettiva, trombosi alle gambe, e come vi spiego pure la trombosi, come hanno spiegato i medici a me, che in pratica la sua trombosi ci porta a bloccare le vene del cuore e ducis in fundo, c'ha un tumore al fegato. Le condizioni di papà non so come andranno a finire, non sappiamo nulla, so solo che non può avere chemio e non voglio andare oltre perché comunque, ve lo sapete, i medici dicono quello che devono dire e poi non oltre, non oltre. Ovviamente io sto male perché comunque ve lo sapete, non lo voglio dire, ma ve lo sapete come va a finire quando uno ha questa tale cosa, questa tale bruttissima cosa, come va a finire. Mio padre è giovane, non è neanche molto vecchio, in pratica mio padre ha solo 57 anni, raga. E sinceramente per quello che ha fatto non se lo meritava per niente. Non piango perché ho pianto già abbastanza da quando l'ho saputo. Non ho più lacrime da dare. Ho solo un vuoto enorme al cuore, perché non se lo meritava per niente. Sto passando io un periodo brutto di mio, in tutti i sensi, pure io comunque fisicamente non sto bene, in senso, ma no, perché non sto bene, perché ho qualcosa, e che ho sempre frequentemente nausea, ho sempre, non sono incinta, partiamo già da questo, non sono incinta. Mi hanno chiesto parecchi di loro di fare video, ma raga, datemi il tempo, i miei tempi per riprendermi da tutta questa situazione. Ho dovuto portare pure la bambina in ospedale ieri perché ha preso la stomatite e comunque si è messo tante tante cose in mezzo che voi non avete idea. Io non lo volevo dire, non volevo raccontare di mio padre perché voi lo sapete su YouTube come funziona, ti uccidono pure in una minima situazione, ti uccidono, ma io non mi faccio uccidere facilmente, scusate se senti messaggi. So solo che spero solo di un miracolo di mio padre, perché non lo voglio vedere in nessun modo. Ma come ci ha spiegato la dottoressa, se non mangia pulito, non mangia come deve mangiare, mio padre perderà di cuore, perché comunque la trombosi l'ha portata a bloccare le vene del cuore, le principali vene del cuore. E
deve stare comunque attento e voi lo sapete come vanno a finire queste cose. Io spero solo che un po' di... Non avete cattiveria, nel senso che non giudicate mio padre, fatemi questo piacere perché non vi risponderò. Non vi risponderò perché comunque chi è che non capisce queste situazioni? Chi è che non ci sta in queste situazioni? Non lo so come dirvelo, però se trovo qualche messaggio negativo, raga, cancello il messaggio, me ne passo per il bip, non me ne frega. E voglio solo che mio padre sta bene e di non perderlo. Avevo promesso che non piangevo, comunque una bambina, scusate. Ho paura, sto nel terrore, 28 anni che ho. Sposata, ho terrore perché è brutto a perdere un papà a quest'età e spero che non lo perderò mai. Me lo voglio tenere pure così, ma che mi cambi a lungo. E vabbè, io vi dico solo: datemi il tempo di riprendermi e di non cancellarvi dal canale, per favore. Perché non mi sono tolta da YouTube, è solo che giustamente non ho più idea, non ho più forza di fare tante tante cose, perché comunque devo stare da presso a lui, presso mia madre, alla bambina, comunque una sorella comunque che lavora, pure lei comunque deve fare delle sue visite sue, vabbè, un po' di tutto là. E mi dovete dare il tempo di riprendermi da questo dolore. Perché se no sono passati 2 mesi che ho saputo questo fatto di mio padre, 2 mesi, credo, un mese, 2 mesi, non mi ricordo. Perciò non ho fatto più video perché comunque dovevo avere delle risposte e penso che in qualche video ve l'ho detto. Scusate come sto adesso perché ho la nausea, perché comunque mi sto riempendo di schifezze una dietro l'altra e mi sento male, mi dovete credere male. E vabbè, io vi prometterò che come mi riprendo e ho più o meno le forze, vi farò qualche video di trucchi, però vediamo perché sto cercando di riprendermi la mia vita di prima. Mi ci manca una ciglia qua. Pensate qua, devo andare a fare le ciglia. E ve l'ho detto, mi dovete dare un po' di pazienza e vi chiedo solo di non togliervi dall'iscrizione al mio canale se vi fa piacere o meno e mi farete veramente contenta se non vi cancellate dal mio canale. E niente, io se vi saluto qua e non so che titolo ho messo, non lo saprò mai. Mi scoccio di pensare, mi dovete credere, è bruttissimo. Però vabbè, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Scusatemi davvero tanto, datemi il tempo che ricomincerò a fare i video pian piano e recupererò tutte le cose vecchie. Io vi mando un bacione grosso grosso e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.